Bentornati nel mio canale. Siamo nella prima settimana di gennaio e quindi in questo video vi parlerò delle novità editoriali, quindi dei libri che noi potremo andare a trovare in libreria e leggere nel mese di gennaio. Siccome sono tantissimi libri, io ho fatto una selezione, quindi vi parlerò soltanto di alcuni libri tra quelli che io comunque ho trovato, perché c'era il rischio altrimenti di fare un video lungo mezz'ora. Quindi, proprio perché sono tanti, mi fermo con le chiacchiere e partiamo subito con il primo libro. Io come al solito me li scrivo tutti sul foglio perché non potrei mai ricordarmeli tutti a memoria. Il primo libro si intitola Invito a nozze, è scritto da Carson McCullers, spero sia giusta la pronuncia, ma voi ormai lo sapete, se mi seguite lo sapete che io sono un disastro con le pronunce. Questo libro narra la storia di una ragazza, è una ragazza che sta entrando nell'adolescenza perché ha 12 anni, che si sente molto sola e soprattutto si sente chiusa in una città immobile dove non c'è niente. Lei non ha la possibilità di frequentare nessuno e quindi vorrebbe fuggire via. Poi un giorno le arriva l'invito al matrimonio del fratello che abita in un'altra città e lei coglie l'occasione, di questo invito appunto per fare un viaggio, per muoversi finalmente dalla sua città. E sarà protagonista di avventure che in qualche modo riusciranno ad arricchirle quella vita che per lei era troppo piatta. Il secondo libro si intitola Nostalgia del sangue, scritto da Dario Correnti, edito da Giunti. Questo libro narra la storia di un serial killer a cui deve dare la caccia una coppia di investigatori, ma è una coppia un po' particolare perché lui è un giornalista che è vicino alla pensione, è disilluso e lei è una giovane stagista, goffa, malvestita, che non ha corteggiatori, ha una ferita d'infanzia che l'accompagna sempre ovunque. Ma è molto intelligente, molto intuitiva e soprattutto è descritta in un modo che catturerà subito la simpatia e l'amore del lettore. Quindi è un personaggio che il lettore riuscirà ad amare subito. Questa coppia è una coppia vincente perché riesce ad unire le risorse e le difficoltà e a fare un ottimo lavoro investigativo. Il terzo libro si intitola Le ferite originali di Eleonora Caruso, edito da Mondadori. Questa è la storia di quattro personaggi, ognuno con vite ed esperienze completamente diverse, ma che poi per qualche motivo si incontrano e intrecciano le loro vite, al punto da non riuscire poi più a staccarsi. Quindi l'intreccio di queste vite diventa poi indissolubile. Un altro libro che troveremo a gennaio in libreria si intitola Il morso della reclusa, scritto da Fred Vargas, edito da Einaudi. È la storia di un commissario che indaga sul passato di tre anziani che sono stati uccisi dal morso di un ragno velenoso che è appunto chiamato la reclusa. Questo commissario vuole vederci chiaro. Però ha tutti contro, perché tutte le persone comunque che partecipano all'indagine sostengono che si tratti soltanto di una fatalità e quindi in qualche modo gli remano contro. Però lui insiste e vuole vederci chiaro, quindi è la storia di un'indagine che viene svolta in solitudine perché appunto gli altri non lo appoggiano e non sono d'accordo con la sua linea investigativa. Un altro libro che troveremo in libreria a gennaio si intitola Il cipiglio del gufo, scritto da Tiziano Scarpa, edito da Einaudi. Questo libro è ambientato a Venezia, è la storia di tre uomini che sono tutti ad un punto di svolta della loro vita, hanno tutti esperienze diverse, hanno età diverse. Ed è un libro che riesce ad immergere il lettore completamente nella storia di questi tre personaggi, portandolo anche a riflettere su come, si possono sfruttare le varie possibilità che la vita ci offre nelle diverse età in cui ci troviamo appunto a doverle affrontare, a doverle gestire. Ed è un libro che porta a riflettere soprattutto su come poter salvare se stessi,
e soprattutto se scegliere appunto di salvarsi o di condannarsi. Quindi, da quello che mi sembra di capire, è un libro profondo e anche psicologico in un certo senso. Però, insomma, vedremo se poi lo leggerò, vi farò sapere. Un altro libro che mi attira e mi sembra molto particolare si intitola Hotel Silence. È stato scritto da, ve lo scrivo qui perché questo è proprio impronunciabile per me, quindi lo evito proprio e ve lo scrivo sotto, edito da Einaudi. Questa storia mi attira perché è la storia di un uomo a cui è crollato veramente il mondo addosso. Era sposato, la moglie lo ha lasciato, ha chiesto il divorzio, gli ha rivelato che la figlia che hanno cresciuto insieme in realtà non è la sua, quindi scopre che lui non è il padre di quella ragazza che credeva invece essere sua figlia. Inoltre, la madre di quest'uomo si è ammalata gravemente. E quindi, insomma, lui si trova proprio in una situazione disperata, tanto che pensa al suicidio. Cerca di organizzare questo suicidio nei minimi dettagli e decide che non deve essere assolutamente sua figlia a trovare il corpo, quella che comunque lui ha considerato sua figlia fino a quel momento, e quindi decide di andarsi a suicidare in un altro luogo, in un'altra città. E sceglie una piccola cittadina che è appena uscita da una guerra civile. Arriva sul posto, alloggia nell'Hotel Silence, appunto come dice il titolo, e programma il suo suicidio. Però succede qualcosa di inaspettato, perché l'incontro con le persone del luogo e con i gestori dell'hotel gli fanno rimandare sempre di più, giorno dopo giorno, il suo piano di suicidio. Quindi lui si ritroverà a rimandare sempre giorno dopo giorno questo terribile gesto. E poi ovviamente non so quello che succederà perché il libro non l'ho letto, però mi sembra un libro comunque molto interessante che in qualche modo forse riesce a dare anche una speranza, perché visto così sembra comunque un libro che in qualche modo riesce a dare la speranza che poi le cose, per quanto nere possano sembrarci, magari possono migliorare e cambiare. Però insomma vedremo se leggerò questo libro, sicuramente vi farò poi la recensione. Un altro libro che mi attirava abbastanza si intitola Il tempo di Andrea, è stato scritto da Maria Rosaria Valentini, edito da Sallerio. Questa è la storia di un uomo che si risveglia in un letto d'ospedale e non sa più chi è, ha perso completamente la memoria, non ricorda nulla della sua vita, non ricorda nulla delle persone che conosceva, dei suoi amici, dei suoi parenti, e saranno proprio loro ad aiutarlo a ricostruire la sua vita, quindi a mettere insieme tutti questi tasselli della sua memoria e lo aiuteranno appunto a rimettere un pochino insieme tutta quella che è stata la sua esperienza di vita. Questo è un libro particolare perché viene presentato non tanto per il contenuto, ma per il modo in cui è stato scritto. In particolare, ve lo voglio leggere perché rende di più, dice che è una ricostruzione di vita che diventa avventura, ricerca e psicologia, tutto narrato con raffinata lucidità. Quindi insomma è un libro che in un certo senso mi sembra abbastanza profondo, abbastanza psicologico, ma che in qualche modo comunque mi attira, quindi è probabile che io poi lo leggerò. Il prossimo libro si intitola La ragazza delle perle, scritto da Luciana Riley, spero si legga così, edito da Giunti, ed è un altro libro della saga delle sette sorelle. Quindi è la storia di due donne straordinarie, la passione per l'arte e la forza di un amore proibito e mai dimenticato. Il prossimo libro si intitola Il gioco bugiardo, è stato scritto da Ruth Ward ed edito da Corbaccio. Questa è la storia di quattro amiche che si rivedono nel loro paese natale dopo tantissimi anni a causa del ritrovamento di un corpo sulla riva del fiume. Queste quattro donne dovranno fare i conti con un segreto, con una dura verità, con un luogo che comunque le ha legate per tanto tempo, ma che adesso non è più un posto sicuro. Questo è un classico thriller che sicuramente, se è scritto bene, mi sembra avvincente. Il prossimo libro si intitola Per sempre mia, è stato scritto da Jennifer Armentrout, edito da Nord.
Questo è un thriller, è la storia di una donna che è stata tenuta prigioniera, è riuscita a fuggire, ha voglia di ricominciare, rincontra una vecchia fiamma che comunque non ha mai dimenticato, ma continua a ricevere delle minacce. Però questa volta non è sola, perché c'è quest'uomo che in qualche modo le può stare vicino, la può aiutare e chissà se riuscirà effettivamente ad aiutarla. Oppure se il suo aggressore, diciamo così, quello che la teneva prigioniera, avrà la meglio, chi lo sa, vedremo se leggeremo il libro. Il prossimo libro si intitola Fiori sopra l'inferno, scritto da Ilaria Tuti, edito da Longanesi. Questo è un romanzo di esordio per questa autrice. È un thriller, è una donna che dovrebbe svolgere l'indagine su un omicidio, ma non ce la fa perché per la prima volta nella sua vita ha paura, perché la sua mente vacilla e lei deve fare i conti con un segreto che riguarda appunto la sua salute e insomma questo va ad inficiare le sue indagini e il suo lavoro. È un romanzo di cui hanno parlato molto bene, un'autrice che comunque, come dicevo, è al suo primo romanzo e sembra molto promettente, quindi insomma vedremo poi come sarà questo romanzo. Il penultimo libro si intitola Il diavolo nel cassetto, è stato scritto da Paolo Morensig, edito da Einaudi. La storia si svolge in un paesino svizzero che è nascosto dalle montagne, è popolato da scrittori, tutti vorrebbero pubblicare il loro romanzo, sono abbastanza fissati con la letteratura, poi arriva il diavolo, arriva una persona che possiede una casa editrice molto grande e proprio in quel paesino vuole aprire una filiale. Chi sarà disposto quindi a vendere l'anima al diavolo per veder pubblicato il suo libro? Lo scopriremo solo leggendo il romanzo. L'ultimo libro è Mezzanotte alla libreria delle grandi idee, scritto da Matthew Sullivan, edito da Longanesi. Questo mi attira moltissimo. È un thriller, è ambientato tutto in una libreria, quindi va benissimo per gli amanti dei libri. C'è un suicidio, ci sono dei messaggi nascosti nei libri, c'è una ragazza che vuole scoprire la verità e che deve fare i conti anche con ricordi del passato che credeva ormai sepolti. Questo mi attira moltissimo e quindi sicuramente lo andrò a leggere. Questi erano alcuni dei libri che noi potremo trovare in libreria a gennaio. Fatemi sapere nei commenti se avete intenzione di leggere qualcuno di questi libri, se ce ne sono altri che non ho citato, che magari volete scrivere nei commenti. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un like al video se vi è piaciuto. Vi mando un bacio enorme e ci vediamo alla prossima!